Bentornati sulla nostra pagina, bentornati a questo nuovo tutorial di VMix. Oggi parleremo di come utilizzare una scheda Arduino per creare delle semplici lucine tagli per le nostre camere o per i nostri computer, in regia. Il progetto che vedremo oggi è fatto fisicamente a livello hardware in maniera molto semplice, nel senso che ho preso dei LED di quelli del kit base che si possono trovare in Arduino e un semplice cavo senza tanti fronzoli. Ho collegato i miei LED alla schedina Arduino, come adesso vi farò vedere da schema. Ovviamente il progetto può essere sviluppato in maniera più bellina, quindi scatolando il tutto, creando delle connessioni più stabili di quelle che vi farò vedere oggi, che sono proprio a livello di prototipazione. Allora, innanzitutto, che cos'è Arduino? Per chi non lo sapesse, Arduino, che possiamo vedere nella nostra schedina, ok? Nell'altra finestra, è una scheda di prototipazione, ok? Cosa serve una scheda di prototipazione? Una scheda di prototipazione serve per testare un circuito prima di andare a disegnare la scheda e farla stampare e magari scoprire solo in seguito che si sono commessi degli errori di progettazione della scheda. Quindi Arduino ci permette di testare il nostro circuito, verificare che funziona in maniera corretta e in seguito eventualmente poter disegnare e stampare la nostra scheda su cui saldare i componenti. Vedete che la scheda si compone di una serie di input che vi indico col mouse, di output. Si possono trovare, vedete, i ground, le alimentazioni 5 volt, le alimentazioni a 3,3 volt e degli ingressi analogici. Che cosa servono? Arduino la possibilità di rilevare i valori che gli arrivano, per esempio, da dei sensori, e può essere programmato per fare delle cose in correlazione ai valori di lettura. Faccio l'esempio: si può utilizzare in ingresso, per esempio su questi analog in, un sensore di movimento. Okay? Quando il sensore di movimento manda il valore che ci interessa, Arduino fa accendere un LED. Okay? Quindi sugli output qua, sui pin 2, 3, quello che vogliamo, si collega il nostro LED. Quando nell'analog in viene letto il valore che ci serve, Arduino dall'output farà aprire il circuito che accende il LED. Ok, questo per fare un esempio di cosa può servire una scheda Arduino. Per oggi per me sarà molto più semplice, perché utilizzeremo i pin, questi qua di out, 2, 3, 4, 5, eccetera, per collegare i nostri LED e il ground semplicemente per la massa. Come funziona lo schema? Faccio vedere prima lo schema e poi entriamo, capiamo come utilizzarlo con VMix. Questo è lo schema dove, come potete vedere, la massa, quella che parte qua dal nostro ground, ve la mando anche in grande magari fuori, la massa, quella che c'è nel nostro ground, è in comune per i catodi, i negativi, di entrambi i LED. Mentre i pin 2 e 3, vedete, sono connessi a una resistenza da 220 ohm, a cui è saldato l'anodo, la gabbina positiva del nostro LED. Come si riconosce un anodo da un catodo? L'anodo è la gabbina più lunga. Okay. E cosa succede? Quando VMix ci permetterà di scegliere quando accendere un LED rispetto all'altro, quindi messi davanti alla nostra camera, per esempio, facciamo un esempio con questa. Okay. Questi sono due LED semplici che si trovano nel kit base di Arduino, verde e rosso. Okay. Sono saldati qua sotto, ognuno
degli anodi è saldato a una resistenza 220 ohm e dall'altra parte del cavo abbiamo semplicemente messo questi tre connettorini che entreranno nei pin della schedina, dove avremo la massa, questa che è in comune, l'anodo di un LED e l'anodo dell'altro LED, quindi positivi. Ok? Come verranno cablati questi fisicamente? Questa è una schedina Arduino, vi chiedo scusa, è un clone, ma l'originale è disperso qua in magazzino da qualche parte. E questi che ho sulla scrivania li uso per fargli fare spesso una brutta fine. In questo caso no. Ok, cosa succede? Che vedete che abbiamo qua sotto, ci sono quegli input che vedevamo nella finestra di VMix prima, nello schema, ok? Qua sotto ci sono il 2 e il 3, qua in basso, e qua in alto invece c'è il nostro ground. Quindi, come connetteremo il tutto? Il ground, vedete, andrà, scusatemi, io devo vedere al contrario, andrà nel nostro ground qua, ok? Mentre semplicemente utilizzeremo i pin 2 e 3 per connettere i nostri due LED. Quindi qua abbiamo la massa dei nostri LED, qua c'è il positivo di un LED e qua c'è il positivo dell'altro LED. Una connessione super semplice, ok? Lo sposto un attimo. E adesso cerchiamo di capire come VMix ci permette di utilizzare questo per fare i nostri tagli, ok? Ok, allora, innanzitutto quello che vi dico ora è spiegato anche sulla pagina di... c'è una pagina apposta di VMix proprio per questo. Quindi magari nella descrizione di questo video vi inserisco due o tre siti, Arduino, la pagina di VMix che parla di questo tipo di progetto e magari dei kit, per esempio, di Arduino, se può essere utile. Vediamo un attimino cosa riesco a inserire nella descrizione, però vi faccio trovare un po' tutto quello che sto dicendo qua sotto. Okay? Come funziona in questo caso VMix? Possiamo vedere nei nostri settings. Vedete che nei nostri settings qua abbiamo tally lights, ok? Cliccando su tally lights si apre questa pagina di cui a noi in realtà interessa, in questo caso la parte finale, Arduino tally lights. Cosa vuol dire qua? Tally number, quindi il nostro numero del tally, tally 1, tally 2, tally 3, fisicamente proprio il cavo con i nostri due leddini 1, il cavo 2, il cavo 3, il cavo 4. Preview pin e active pin. Come dicevamo prima, anche nello schema che si può vedere, magari anche qua di fianco, ok, cosa vuol dire questo? Sul pin numero 2 di Arduino, questo, ok, dove io ho connesso il LED rosso, anche se di vagazione, in realtà poi vi fate il contrario, il LED rosso per il program e il LED verde per la preview, qua in questo schema li ho invertiti, chiedo scusa. Comunque, il preview pin, quindi il LED che vogliamo che sia acceso quando il nostro input è nella preview, vedete, viene collegato, soldato alla resistenza 220, è collegato al pin 2 della scheda. Mentre l'active pin, il program, quello che vogliamo che si accenda quando l'input viene messo in program, è sul pin 3. Quindi in questo caso vedete questo LED, saldato sulla resistenza 220 ohm, e va nel pin 3 di Arduino. Cosa succede quindi? Che quando il nostro input, ok, a quale assegniamo il tally 1, è in preview, si accenderà il LED, il LED sul 2, quindi Arduino aprirà questo circuito e alimenterà questo LED, ok? Mentre l'altro sarà spento. Quando faremo il nostro cut, e quindi il nostro input da preview andrà in program, si spegnerà. Si chiuderà il circuito, si toglierà l'alimentazione al LED sul pin 2 e invece aprirà darà l'alimentazione al LED sul pin 3. Okay? Quindi si spegnerà il LED rosso, in questo caso di questo schema, e si accenderà il LED verde, o viceversa, come poi ho fatto nel mio cavo in realtà. Okay? E come facciamo a dire
all'input quale tagli utilizzare e che deve parlare con questa schedina. Allora, andiamo innanzitutto sull'input della mia telecamera, ok? Iconcina a ingranaggio. Vedete che nei settaggi dell'input c'è Tally Lights, ok? Vedete che c'è Arduino Tally Lights con port, è la porta di comunicazione dell'USB con cui parla con questa schedina, e Tally Number 1. Status Connection, status errore di connessione, perché ovviamente la schedina adesso non è connessa. Però io ho collegato già questo cavetto al mio hub USB, ok? Lo andiamo a collegare, faccio un po' di cavi qua sotto. Lo andiamo a collegare alla nostra schedina, ok? Colleghiamo la nostra schedina, vedete che è COM4, che è l'unica porta su cui ho l'Arduino connesso, Tally Number, scegliamo l'1, ovviamente possiamo scegliere anche gli altri, ma se utilizzassimo altre schede potremmo scegliere altri tagli. Per esempio su altre schede, oppure sulla stessa scheda ovviamente possiamo scegliere altri tagli anche in questo senso, nel senso se abbiamo usato i pin 2 o 3 possiamo poi con un altro cavo andare a prendere i pin 4 e 5 e via così. A seconda dello schema. In questo caso vedete che mi dà status connected, quindi cosa vuol dire questo? Che dal momento in cui sono invertiti, per farvelo vedere, li metto bene, ho invertito il pin, ok? Allora. Dal momento in cui il mio input, la camera è in preview, vedete che è acceso il leddino verde. Nel momento in cui farò il mio cut e andremo in program, ok, scusate il passaggio brusco, ma vedete che si è spento il led verde e si è acceso il led rosso. Ovviamente questo posizionato sulla mia telecamera mi darà un riferimento visivo se la camera è in onda o se nel caso sia in preview, ok? Altra cosa che possiamo vedere un attimino è che cosa dobbiamo caricare su Arduino. Io ora ve lo faccio vedere, è ampiamente spiegato sul sito di Vmix, che vi metterò il link nella descrizione, però è giusto che lo vediamo un attimino. Ok, allora, innanzitutto dovremo scaricare dal sito di Arduino la versione, a seconda di cosa usate, per esempio in questo caso di Windows, del software di Arduino per caricare i programmi sulla scheda in pratica, ok? Una volta scaricato lo scompattiamo, ho messo la cartellina sul desktop e avviamo l'applicazione Arduino. Ok, come vedete si apre questa schermata. Questo è il software di Arduino, dove collegata la scheda ovviamente, negli strumenti possiamo innanzitutto vedere le porte e qui le schede. Ma innanzitutto dobbiamo in questo caso mettere come scheda Arduino 1, perché stiamo utilizzando un Arduino 1. Come porta dobbiamo andare a selezionare la porta di comunicazione, la 4. Non la seleziono ora perché ovviamente la porta sta venendo utilizzata da Vmix, quindi non mi caricherebbe nulla, però questa operazione va fatta con Vmix chiuso, ok? Quindi con il vostro Arduino collegato al software di Arduino per caricare gli sketch, i programmi, e basta. Quindi la porta di comunicazione dovrà essere impegnata soltanto per questo. Quindi prima di tutto bisogna fare questa parte, e dopodiché si connette la scheda di Vmix. Ok, quindi porta 4, la selezionate, o qualsiasi sia la porta su cui vi vede la scheda. Ok, quindi porta 4 la selezionate. Dopodiché andate su File e nelle cartelle degli sketch
scusate, degli esempi, dovete andare a cercare nella cartella firmata lo sketch standard firmata, non standard firmata plus wifi, standard firmata e basta. Ok, cliccate, vedete che lui vi aprirà questo sketch, questo è un programma che viene caricato in VMix, sull'Arduino, ok, dove dice all'Arduino cosa fare con i suoi vari pin, ok? Una volta che avete caricato questo sketch, andate su sketch, verifica compila, oppure carica. Ok, se la scheda è connessa correttamente al vostro computer, lui si prenderà un attimo di tempo, ci sarà una barrettina di loading, ok? Al termine del quale vi dirà che l'operazione è stata completata correttamente. A quel punto sul vostro Arduino, nella sua memoria, sarà caricato questo programma, che è quello che serve a VMix per dire ad Arduino quali pin, quali LED andare ad accendere. Ok? Perfetto. Nient'altro da dire, direi. Spero di averlo spiegato abbastanza bene. Sicuramente può essere interessante approfondire anche personalmente Arduino per altre cose, perché è sicuramente una schedina che permette di fare diverse cose interessanti. Sicuramente per fare questo progetto non è necessaria una conoscenza precisa dell'elettronica o della scheda in sé, può essere fatto molto tranquillamente. Ovviamente per qualsiasi cosa sia superiore al carico di questi LED, che ripeto sono quelli che ci sono nel kit di Arduino, ok? Sicuramente allora lì vi consiglio di leggere qualche cosa di elettronica, di informarvi sul forum, di chiedere prima di andare a connettere relè o altro materiale, ok? Questo progetto è stato fatto per connettere semplicemente la schedina Arduino, dei leddini, ok? Senza carico, senza niente di particolare, che non ci possono causare danni. Qualsiasi altra cosa, ripeto, vi consiglio, se intendete approfondire o cambiare il materiale, quello che collegate alla scheda, vi consiglio di approfondire qualsiasi questione di elettronica, andando sul forum, andando a chiedere informazioni a chi è sicuramente ne può sapere. Come tutte le volte, spero che anche questo tutorial possa esservi utile. Se è stato utile o se vi è piaciuto, magari mettete un like, perché no? Iscrivetevi al canale per tutte le novità e i prossimi tutorial. E se avete qualche idea, qualche cosa sulla quale siete curiosi o vorreste avere un tutorial a riguardo, fatemelo sapere, come al solito, o qui su YouTube o sulla nostra pagina Facebook di Mix Italia. Per ora vi ringrazio e un saluto a tutti.